Un altro modo per far vincere il meno peggio. Ciao a tutti da Caterina e da Trellina! Sta finendo settembre, domenica 4 e lunedì 5 ottobre torneremo a votare per il ballottaggio. Ma se nei giorni di lockdown qualcuno ci avesse detto che all'inizio dell'autunno saremmo dovuti andare a votare, e i nostri figli sarebbero tornati a scuola, l'avremmo considerato un ingenuo ottimista. Debitamente a distanza, riavvolgiamo il nastro e facciamo il punto di questo drammatico cambio di scena che è stata la pandemia. Ballottaggio in maschera. La frase "andrà tutto bene" è diventata "niente tornerà come prima", seguita da un rassicurante "di certo sarà peggio". 6 mesi fa circa ci ripetevano che sarebbe andato tutto bene. Poi, una volta capito che il buonismo da lockdown era un gioco individuale per la gente speciale, abbiamo cominciato a dire che ne saremmo usciti migliori, più comprensivi, visto che il Covid-19 ci ha uniti nel bene o nel male a stare sulla stessa barca. Ci spieghiamo meglio. Offerte, lauree in politologia, corso sui commenti del voto su internet. Non sono strulline, ma sono delle. Abbiamo seguito i molti errori di queste votazioni, che sono ormai evidenti a tutti. Nel complesso, la reazione dei conversanesi su internet, sui social, con rare eccezioni, è stata notevole, talvolta straordinaria. Tutti esperti. Ma andiamo per ordine. Il candidato Giuseppe Lovascio, sostenuto da 6 liste grazie alle quali è riuscito ad emergere, distanziandosi dall'ex sindaco Pasquale Lo Iacono, il quale invece, pur avendo lo stesso numero di liste, è stato penalizzato dalla spaccatura presente all'interno della sinistra, come lo è stato anche il candidato sindaco Gianvito Martarese, sostenuto da chi aveva sfiduciato Lo Iacono, ma purtroppo per una manciata di voti non è arrivato al ballottaggio. Ai 3 candidati sindaco conversanesi aggiungiamoci gli altri 3 che non ce l'hanno fatta, ma che comunque hanno portato voti: Valerio Conte, eccolo qui, che secondo alcuni non ce l'ha fatta a causa di un ritorno inaspettato del PD, il quale gli ha rubato voti, seguito da Michele Lestinci, che domenica scorsa in un video ha annunciato che si candiderà nel ruolo di sindaco a Polignano a Mare, e infine Matteo Salzo, eccolo qui, il quale avrà altre occasioni per organizzarsi meglio. Stai calma, cos'hai? Il mal di mare? Non sappiamo che direzione prendere, per chi votare. Siamo in alto mare, non vediamo la riva, ma almeno abbiamo 2 candidati sindaco che stanno in piedi sull'onda in questi ultimi giorni prima del ballottaggio. Non lo trovate straordinario? Non trovate incredibile che torneremo a votare, sia pure con tutte le cautele, mentre non siamo ancora fuori dall'incubo Covid? Perché fai quella faccia? Che cosa vuoi? Sei perplessa? Era meglio prima. Rassegniamoci, non abbiamo più la politica di una volta. In totale abbiamo avuto 6 candidati sindaco, 6 storie diverse, non perfette, certo, ma un candidato sindaco bisogna pur votarlo. Sondaggi sul ballottaggio. Su Facebook sono diventati tutti esperti di politica. E poi voglio vedere quante conversanesi torneranno a votare. La zia, che da quando ha Facebook è più aggiornata di me, ha detto che non andrà a votare. Aiutatemi a farle cambiare idea. Adesso un ragionamento serio. Mai come questa volta, forse per una mancanza di tempo, il voto amministrativo si è giocato al di fuori delle tradizionali categorie di sinistra e di destra, che esistono ancora, certo, e non hanno impedito a molti conversanesi di votare Lovascio.
il quale, nonostante le accuse di aver mollato la città per portare avanti le sue ambizioni prima di finire il suo secondo mandato, lasciando Conversano nelle mani del commissario, è stato sempre in testa all'esito delle urne. Non ha vinto al primo turno, certo, come speravano alcuni, ma ha fatto la sua bella figura. In una situazione di incertezze, alcuni cittadini si sono affidati a chi, bene o male, ha retto il timone. La zia dice di non fidarsi di alcuni probabili consiglieri comunali. Perché? Perché, secondo lei, hanno le mani non proprio pulite. Vi risparmio i termini che ho usato, facendo i raggi X uno per uno. Pazzesco, quanto la sa lunga la zia! Lo Iacono, per vincere al ballottaggio, ha chiesto aiuto a chi l'ha sfiduciato, quindi alla coalizione del candidato sindaco Mattarrese e non solo, promettendo da voci di corridoio anche meravigliosi effetti speciali. La zia ha detto: ma la sinistra, gli inciuci, non li poteva fare prima invece di ricordarsi dopo le elezioni? E infatti sembra che non ci sia stato l'accomodamento, purtroppo. Poi la zia si lamenta perché lo Iacono non la saluta. La zia, e mica te lo devi sposare! Concludiamo, ultimo passaggio. Ora comincia una fase nuova, ricca di incognite. Abbiamo capito che la battaglia sarà lunga. Il miglioramento non è per domani. Conosciamo i candidati al ballottaggio, però non abbiamo ancora le idee chiare. Un po' come per il virus. Lo conosciamo, però ancora non abbiamo la cura. E i tempi del vaccino non sono ancora certi. La zii, uno uno lo dobbiamo votare. Non dimentichiamo le tante battaglie che i nostri antenati hanno dovuto affrontare per conquistare il diritto di voto. Buon voto a tutti! Ciao da Caterina e da Stellina! Ci vediamo martedì prossimo!